L'effetto proprio dirompente è stato sugli ospedali soprattutto e anche sul fatto sanitario, non ci si immaginava all'inizio, però poi ecco, dopo siamo stati coinvolti in una situazione che purtroppo non in prima linea, però ecco, siamo sul secondo piano ecco, della prima linea. I distanziamenti sociali purtroppo imposti hanno il loro effetto, insomma. Noi italiani che siamo abbastanza comunicativi in questo, ci ha un po' cambiato l'effetto proprio anche della vicinanza, ci ha cambiato l'effetto proprio dello stare insieme. Però ecco, per questo si deve fare un'opera proprio di controllo in modo che si possa superare questo periodo un po' oscuro. Ma i clienti sono stati abbastanza intelligenti da capire tutta la situazione. A parte le persone anziane che durano molta più fatica nel cercare di capire la situazione, perché purtroppo sono meno soggetti a informarsi, meno soggetti a prendere la notizia del vero pericolo che c'è proprio attualmente. E quindi ecco, magari sono loro un pochino l'anello un pochino più debole, e poi purtroppo l'anello più debole proprio perché sono i più colpiti anche. Questo è un piccolo supermercato, come colleghi ci veniamo tutti incontro e ci veniamo tutti incontro anche con i clienti. I clienti sono sempre i clienti affezionati, molto spesso ci sono anche tutte le mattine, e quindi succede che conoscendosi si ha proprio un aspetto di vista proprio sociale, ci sa la sensazione ecco, di fare un'opera buona più che altro. C'è un aspetto sociale, un ciao come stai, c'è un aspetto anche per dire la chiacchiera del paese, nel senso l'hai piantate i pomodori, sono tutti aspetti che comunque concorrono anche un pochino a cercare di tirare un pochino sulla situazione. Attualmente i disinfettanti sono presi di assalto, c'è stato un momento di crisi per quanto riguarda l'approvvigionamento, però adesso sembra tutto risolto. Non andando più a lavorare, le persone si sono riversate in casa e da lì in poi tutti si sono riscoperti, pasticceri, fornai, e poi ortolani e poi giardinieri addirittura, perché tutto quello che si fa a casa è stato un po' riscoperto. E quindi quanto riguarda i dolci fatti in casa, per quanto riguarda il pane, per quanto riguarda tutte quelle forme che si possono produrre proprio in casa, e tutti i prodotti sono andati alla grande, ecco, di conseguenza.